Abbiamo Tiziano Pesce, presidente della WISP nazionale. Ciao Tiziano, ben ritrovato. Buongiorno Ugo, ciao a tutti, grazie. Permettimi di farti uno scherzo, una battuta. C'ho qua il secolo XIX, siccome io qualche anno che manco da Genova, diciamo 22 anni, ma lo fanno questo tunnel qui al posto della sopraelevata o è la solita nelinata che viene detta ogni tanto? Credo che sia la solita, la seconda che hai detto, no, va bene. A parte le battute, dai, possiamo concedere anche questa battuta da genovesi. Certo, ma ci manca. L'ho sentito in rassegna stampa pochi minuti fa con te, l'ho letto sulle prime pagine. Beh, digitali, ma anche evidentemente perché c'è un bisogno di togliere la sopraelevata, che l'hanno messa lì un po' davanti al mare, ma questo insomma si è capito da tempo. Veniamo alle cose serie, le pillole di movimento. Perché la prima cosa che mi ha colpito di questo 2022 con la WISP, che vabbè, ogni giorno sforna, no? Sembra un negozio, sforna ogni giorno delle cose bellissime, importanti, però le pillole di movimento è veramente una cosa che ti fa capire la vicinanza proprio con il territorio, con le persone. Ci racconti di più, Presidente? Sì, Ugo, grazie. Proprio così, un progetto, una campagna che nasce proprio in casa WISP, nasce ormai 10 anni fa con l'esperienza innovativa, pilota, promossa dal Comitato WISP di Bologna. Infatti l'altro ieri eravamo proprio a Bologna a presentare nazionalmente questa nuova campagna, e quindi da progetto territoriale diventa oggi una vera e propria campagna nazionale che andrà a coinvolgere una vasta fetta del nostro territorio nazionale, 31 comitati territoriali dell'ampia rete associativa WISP, ben 235 comuni, 370 associazioni e società sportive. A me piace definire pillole di movimento, iniziando a sottolineare come sia una campagna di comunicazione, quindi doppiamente grazie per l'attenzione anche che Radio in Blu mette su questo progetto, poi una campagna di sensibilizzazione e poi una campagna proprio di promozione dell'attività fisico-sportiva, perché sostanzialmente grazie all'alleanza con le reti delle farmacie, di Federpharma, del gruppo Lloyd Farmacia, cittadine e cittadini di ogni età potranno recarsi nelle farmacie. A tal proposito abbiamo lanciato anche una web app che si collega al nostro sito, semplicemente, molto semplicemente, all'indirizzo pilloledimovimento.wisp.it. Si troveranno tutti i dettagli del progetto, le attività offerte e soprattutto dove ritirare un coupon gratuito che permetterà di praticare per un mese attività fisico-sportiva gratuita. Ce n'è veramente per tutte. Ce n'è per tutti i gusti, non ci sono scuse al di là insomma di questo periodo un po' particolare per mettersi in moto, per così lasciarsi affascinare anche un po' dall'attività sportiva. Proprio così, Ugo, un ventaglio di oltre 1200 attività, dalle più tradizionali attività di palestra fino alle discipline orientali, passando per le danze, il pallo, le attività all'aperto, ma anche le attività in acqua, perché attraverso le 370 associazioni e società sportive coinvolte le attività verranno appunto promosse in qualsiasi luogo sportivo, palestre, piscine e quella splendida palestra a cielo aperto che è il nostro territorio. Pillole di movimento, appunto parlavo di farmacie, pillole di movimento perché abbiamo voluto, diciamo così, utilizzare una scatola simile a quella dei più classici farmaci da banco, ma questa scatoletta non contiene farmaci, o meglio contiene farmaci speciali, farmaci del movimento. Queste scatolette contengono un bugiardino che dà tutte le indicazioni sul come praticare attività fisico-sportiva, collegato appunto alla web app, ma soprattutto dà tutti i riferimenti territorio per contattare le associazioni e le società sportive dove praticare questa attività. Fondamentale, lo sottolineo, il supporto e il finanziamento del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo sottolineo perché ovviamente è fondamentale per questo progetto, per sostenere questa campagna, ma è fondamentale, importantissimo come segnale di come il governo centrale, in questo momento
consideri lo sport sociale, consideri lo sport di base, e come sai bene c'è sempre il nostro obiettivo che non tralasciamo, quello di arrivare in questo paese finalmente, speriamo prima possibile, a un vero e proprio riconoscimento legislativo proprio del valore sociale. Fusse che fusse la volta buona, esatto. Lo diciamo sempre come prevenzione e promozione della salute. Senti, abbiamo ancora proprio due minuti. Questo 2022 inizia sul fronte del Covid ancora con grandi punti di domanda, però due anni ci hanno insegnato qualcosa anche a resistere, a far di conto, e seppure nelle difficoltà riuscire comunque ancora ad offrire qualcosa a chi vuole naturalmente fare lo sport. Sì, assolutamente, ancora una volta dobbiamo ringraziare veramente le decine e decine di migliaia di dirigenti, di tecnici, di operatori, di volontari che hanno reso possibile in questi due anni quello che sottolineavi, Ugo. È evidente, siamo nel pieno della quarta ondata, le associazioni e le società sportive si sono tutte organizzate al meglio per ripartire dopo la stop, diciamo così, delle festività natalizie, per ripartire con le attività in gennaio, e lo hanno fatto, tutte le attività stanno ripartendo, però non possiamo ricordare quante siano però anche le associazioni e le società sportive che hanno difficoltà proprio a tenere le associazioni in piedi, a tenere i conti in piedi. Il colpo c'è stato, è stato duro anche nello sport, naturalmente. Assolutamente, lo stiamo sottolineando molto in questi giorni, tutto il tema dei costi, delle gestioni, pensiamo soprattutto ai sodalizi sportivi che gestiscono impianti in questi giorni, importanti città metropolitane, tra cui Bologna, Firenze, ma insieme anche a Roma Capitale, hanno riportato all'attenzione anche del governo, della sottosegretaria allo sport Vezzali, proprio il tema della gestione degli impianti, legato soprattutto a un'altra situazione molto pesante con cui dobbiamo letteralmente fare i conti appunto in questo gennaio: il rincaro esorbitante dei costi dell'energia, delle utenze, a partire da energia elettrica e gas. Terribile. Associazioni che gestiscono impianti sportivi, nel maggior parte dei casi impianti pubblici, quindi chiediamo un aiuto, un sostegno anche da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, soprattutto le amministrazioni comunali. C'è il rischio che tantissime associazioni e società sportive siano costrette veramente a restituire le chiavi, come speriamo si può dire, di no. Speriamo di no, Tiziano. Ci torniamo anche su questo. Grazie davvero al presidente WISP nazionale Tiziano Pesce, perché veramente riesce sempre a darci un quadro, no, di questa bella cosa che è lo sport di base, che posso dire è alla base anche di questo nostro appuntamento del sabato. Tiziano, grazie. Grazie Ugo, grazie a voi.